interessa tantissimi colleghi, ma interessa molto la gente, sono argomenti, sono convegni di grande attualità che trovano, hanno trovato sul titolo sicura da parte degli avvocati nel collaborare per poco che credo si può fare, tanto fa giornale e Gris, per affrontare, conoscere e studiare questi argomenti. Risulta che l'America abbia il primato dei serial killer, circa 75%. Nell'epoca moderna il primo serial killer fu lo statunitense detto macellaio pazzo, Ed Gein, del 1906, morto nel 1984. Famosi film furono tratti dalla sua storia, ricordiamo Psycho, Non aprite quella porta, Il silenzio degli innocenti. Esistono punti in tutto il mondo occidentale che prevedono sacrificio di vita umana. Sono sentieri questi che fanno venire i brividi, ma per torri potrebbe portare a ribaltare certi concetti cristallizzati su cosiddetti crimini seriali e mostrare scenari impensabili dove persone insospettabili si nascondono dietro le quinte di un teatro di orrori ma con vittime vere. L'individuo si identifica con un potere spietato e è tanto più efficace socialmente nell'assumere la propria percezione di sé, il soggetto psicopatico e l'agista, quanto più in grado di mettere in atto forme di aggressività assolutamente incontrollate e incontrollabili. La sua capacità distruttiva corrisponde, nella concezione che lui ha di se stesso, con la sua efficacia e efficienza sociale. Credo che il serial killer sia fondamentalmente nell'immaginario, perché credo che da un punto di vista scientifico sia difficile creare una categoria di serial killer, sia nell'immaginario colui che prova piacere nella lucida. I serial killer sono come noi, e molti di noi sono potenzialmente serial killer. Vedete, ci sono anche omicidi che non hanno un cadavere, sono omicidi senza cadavere. Quante volte noi uccidiamo con il nostro sadismo, il nostro intervento, con la parola, con l'azione, uccidiamo psicologicamente qualcuno. E qualcuno di noi lo fa in maniera seriale, con il piacere di farlo. Poi la deviazione, dal comportamento socialmente accettato, diciamo, si può arrivare fino all'eccesso. Ma se anche lei non è un mostro, se il killer è uno di noi e chiunque di noi ha avuto nella sua vita la fantasia di uccidere, l'ha repressa, ma la fantasia e il desiderio di istinto di ucciderlo. La presenza salvifica del Signore che combatte, lotta, ci chiede di lottare, di combattere, che Lui vince il male e che anche noi con Lui possiamo vincere. L'FBI in prima battuta ha chiesto all'altro di dare delle chiavi per entrare in questo dispositivo. L'Apple si è rifiutata. Qual è stata la risposta? No, noi non siamo in grado di darla. E anche se fossimo in grado, non vogliamo perdere la sicurezza che stiamo dando ai clienti. La storia del nostro di Firenze potrebbe essere riscritta grazie a un documentario, quello che vedremo tra poco, durerà circa 30 minuti, Scommetti l'ultimo delitto del nostro, girato da Paolo Gocchi. È un reportage che riprende in mano l'ufficio omicidio di settembre del 1985. L'ultimo ad evitare la notte di Firenze dimostra che non può essere avvenuto nella notte di domenica 8 settembre, ma va anticipato di 24 se non di 48 ore prima. Il male non è un qualcosa sul piano dell'essere, come lo possa essere questo bicchiere, questo tavolo, questa sala, io stesso, una pianta, eccetera. Il male è, per essere più preciso, un essere al quale manca qualcosa che dovrebbe avere. La morbosità primastia nel riproporre continuamente, cioè è possibile accendere la televisione alle 5 del pomeriggio e vedere continuamente parlare alle 5 del pomeriggio. Televisione sensibile perché la fascia d'orario in cui ci accedono anche i bambini, a volte bambini che sono solo in casa perché i genitori non sono ancora tornati dal lavoro, e sentire parlare di stupri, omicidi.
omicidi seriali, abusi sui bambini, cioè fare del male uno spettacolo continuo, credo che sia una cosa